Come sapete, su questa pagina, sui miei canali social, si parla di diritto alla proprietà intellettuale, un tema tecnico di cui io mi occupo da tempo, praticamente da quando mi sono laureato, e sempre, diciamo, con un focus sul mondo del diritto d'autore. In questi ultimi mesi, ovviamente, è diventato centrale invece il tema dei brevetti, che è ovviamente della rosa degli argomenti che vengono inclusi nel cosiddetto diritto alla proprietà intellettuale, è probabilmente il tema più tecnico, l'aspetto più tecnico. Io insegno nei miei corsi universitari anche la parte sui brevetti, mi sono concentrato sempre più sui brevetti di natura tecnologica, quindi legati al software, un po' legati al design anche perché adesso insegno anche appunto in una facoltà di design. I brevetti di carattere farmaceutico sono un mondo a me non così familiare e quindi anche se come dire, il desiderio di esprimermi sull'argomento, perché in questi giorni ovviamente si parla di brevetti farmaceutici legati al vaccino e ai farmaci per contrastare la pandemia Covid, non ho mai avuto il coraggio di fare dei post, di fare dei video. Ho aspettato, ho detto, vediamo se mi viene l'ispirazione di qualche ospite, mi viene in mente qualche ospite valido che possa colmare questa lacuna, occuparsi di questo argomento e non mi veniva in mente nessuno. Oddio, ho letto un po' di cose di colleghi, ma persone disponibili probabilmente a fare una chiacchierata informale destinata ai social non me ne venivano in mente. Poi un giorno, guardando la TV, i canali di informazione, all'epoca era uno speciale di Rai News, se ricordo bene, vedo comparire una faccia conosciuta, no? Ho detto, caspita, ah, il Mazziotti, Giuseppe Mazziotti. E ho detto, ma pensa te, di cosa parleranno? Si parlava proprio di brevetti, di proprietà intellettuale sui brevetti legati al vaccino Covid. Ero molto interessato, poi me lo sono anche rivisto in versione web, perché c'è lo speciale, dopo lo possiamo anche allegare come link. Ma mi sono anche reso conto che lo spazio concesso all'argomento, soprattutto all'aspetto giuridico, è stato un po' ridotto, perché, vabbè, capisco, no? È percepito come un tema molto tecnico, l'informazione su quei canali è un'informazione mainstream che deve essere rivolta a un pubblico molto generalista, e quindi probabilmente il giornalista non aveva ritenuto di dare troppo spazio. E ho visto che però l'ospite, che abbiamo anche qua, Giuseppe, ti saluto intanto, Ciao Simone. aveva... Vedevo che avevi ancora delle cose da dire, ma ti hanno detto: no, guardi, purtroppo è scaduto il tempo. Allora ho detto: ma caspita, perché lasciare in sospeso queste interessanti valutazioni di un collega giurista, che secondo me meritano spazio? Allora ho detto: vediamo se riusciamo a farla, con il nostro, ovviamente con i nostri mezzi più umili rispetto a Rai News e anche un pubblico minore, ridotto. Però chi lo dice? Chi può dirlo? Magari poi il link va virale, come si usa dire, e pian piano qualcuno inizia a entrare Diventiamo nell'ottica. famosi. Ok, allora, come abbiamo detto, abbiamo Giuseppe Mazziotti, tu sei professore, assistant professor al Trinity College di Dublino, di cui si nota una diapositiva alle tue spalle. Non sono lì. Non sei lì, però, esatto, mi spiegavi che questo è uno sfondo accattivante che fa parte del tuo account Zoom, ma tu sei fisicamente a Roma, se ho capito bene, da un po' di tempo. Siamo tutti un po' delocalizzati rispetto alle nostre location, no? Io, cioè, ho già fatto due corsi universitari per l'ESIA di Firenze, stando praticamente in Lombardia, prima a Pavia, adesso a Lodi, sono tornato a vivere a Lodi. Comunque, allora, tu ho visto che ti sei occupato invece più specificamente dell'argomento, ho visto che hai delle cose da dire, anche, diciamo, anche delle provocazioni che vuoi lanciare, anche degli spunti di riflessione su come l'informazione è stata gestita su questo tema. E allora ho detto, lasciamogli spazio, quindi dopo ti darò praticamente campo libero, però volevo partire da un po' di riflessioni mie, che poi mi auguro ti generino anche degli spunti. Allora, come sapete, chi segue questa pagina, tu mi conosci, no? Io vengo dal mondo, ho iniziato a occuparmi della proprietà intellettuale prendendola dal lato alternativo, prendendola dal lato dell'approccio open alla proprietà intellettuale. E ovviamente quindi i miei follower in questi mesi hanno iniziato a ipotizzare come
la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, proprietà industriale sui vaccini Covid debba essere gestita in ottica open. Perché? Perché c'è una pandemia che ha travolto tutto il mondo, come probabilmente mai prima nella storia dell'umanità, si è verificato, e quindi è il momento in cui la proprietà intellettuale dovrebbe fare un passo indietro a favore del bene pubblico. No, vecchio dibattito, cioè chiaramente ce lo portiamo dietro da secoli. Io me ne sono occupato appunto sul piano diritto d'autore. Sul piano dei brevetti è un po' diversa la questione. C'era un bel libro che si chiamava Il sapere liberato, un libro molto vecchio, progetto eLaser, mi ricordo, che però si trova online da qualche parte, nella versione digitale, che poneva alcuni spunti sul discorso dei brevetti open, no? Delle licenze open su brevetti. Ovviamente, c'è un problema di fondo che molti ignorano, cioè che il brevetto e il diritto d'autore funzionano in modo molto diverso. Cioè, la faccio molto semplice, quindi i giuristi mi perdonino, però il diritto d'autore si acquisisce automaticamente, mentre il brevetto richiede per l'acquisizione del diritto una procedura amministrativa, una serie di step, di adempimenti che poi attribuiscono il diritto esclusivo al titolare dell'invenzione. Il diritto d'autore invece è automatico, non costa nulla, io creo un brano musicale, creo un testo letterario e automaticamente divento titolare dei diritti. E quindi lì posso decidere di applicare una licenza libera, quindi di rilasciare il mio contenuto, la mia opera, liberamente scrivendolo all'interno della licenza. Quindi con la licenza io dico a tutto il popolo dei miei lettori, potete liberamente utilizzare e condividere il mio contenuto. Con i brevetti non funziona così, perché comunque per poter dire utilizzate liberamente questa mia invenzione, perché vi do una licenza libera su questa mia invenzione, devo comunque prima aver acquisito il diritto, e per acquisire il diritto ho bisogno di passare da quel giro, che abbiamo detto, quello step, quella procedura, amministrativa, che costa, che ha un costo. E quindi ecco che si capisce adesso il cortocircuito. Chi sarebbe disponibile ad investire dei soldi per fare un brevetto, che a volte sono tanti soldi, si parla di decine di milioni di migliaia di euro, per poi rilasciarlo liberamente? Allora, una delle soluzioni, dopo posso mettere dei link per spiegare questa strada, una delle soluzioni perseguibili è quella della cosiddetta pubblicazione difensiva, cioè sostanzialmente rilasciare la mia invenzione in pubblico dominio fin dall'inizio. È l'equivalente nel mondo del diritto d'autore a quello che chiamiamo CC0 sostanzialmente, o forse più una CC BY, cioè una Creative Commons in cui mi viene riconosciuta la paternità intellettuale di questa mia invenzione, io vengo riconosciuto come inventore. Però la pubblico fin da subito e quindi brucio, diciamo, il brevetto, perché essendo pubblicato viene meno uno dei requisiti per la brevettazione e quindi tutti sanno di preciso cosa faccio con questa, in cosa c'è in questa mia invenzione, tutti la possono replicare e io dichiaro che non intendo esercitare il diritto. Questa è ovviamente la soluzione più estrema, ma che ovviamente chi fa business sulle invenzioni non sposa così volentieri. Perché? Perché ovviamente vogliono almeno rientrare dall'investimento fatto. Poi, altro spunto di riflessione, ecco, un altro giurista che si è occupato di questo tema in questi giorni è Roberto Caso. Lui è invece professore associato all'Università di Trento. Ha scritto un ottimo articolo che è stato pubblicato il 12 febbraio, che è stato pubblicato sull'Adige, quindi un giornale, un quotidiano locale, e non una rivista scientifica, ma si trova sul sito dopo, anche lì vi do il link in nota, nei commenti, in cui mette un po' a fuoco i problemi relativi diciamo, alla liberalizzazione, parola impropria, dei brevetti sui vaccini Covid. E lui allora parla appunto, fa una premessa sul brevetto e poi dice che sostanzialmente quali sono le alternative? Leggo quello che dice. Dice, ci sono alternative? Sì, le prevede la normativa che incarna uno dei simboli della globalizzazione, cioè la normativa sulla proprietà intellettuale, gli accordi sul commercio internazionale con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale, i cosiddetti TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, uno dei principali trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, che tu avevi citato durante, no, tu Giuseppe, durante l'intervista e poi non eri riuscito a spiegare molto bene nel dettaglio, quindi oggi lo riusciremo a fare.
Allora, dice Roberto Caso, dice i TRIPS prevedono interventi più o meno incisivi sulla proprietà intellettuale. Il più incisivo è la sospensione della proprietà intellettuale dei brevetti sui vaccini per la durata dell'emergenza sanitaria. Quindi, insomma, una scelta che è abbastanza radicale, che però arriva dall'alto. Le autorità che hanno potere di farlo dichiarano che si congela la normativa sulla proprietà intellettuale in materia di brevetti per il Covid, per i vaccini Covid, perché c'è un'emergenza e quindi dobbiamo prima pensare a risolvere l'emergenza che a garantire un profitto alle aziende, alle produttrici farmaceutiche. Il più blando invece di intervento è il ricorso alle licenze obbligatorie per ragioni di tutela della salute pubblica, altro tema che tu avevi toccato in modo molto, molto superficiale all'epoca dell'intervista su Rai News, cioè quindi licenze imposte dagli stati ai titolari dei brevetti per far produrre i vaccini anche ad altri. Si badi, dice Caso, che le licenze obbligatorie prevedono comunque la corresponsione di un compenso al titolare del brevetto, quindi non è un tutto gratis, tutto libero, ma si obbliga l'azienda a rilasciare licenze anche ad altre aziende, anche, appunto, anche se strategicamente per scelte di mercato non l'avrebbe fatto, attraverso il meccanismo delle licenze obbligatorie invece si obbliga a farlo, ma comunque garantendole un compenso, un ecocompenso per la licenza rilasciata. L'intervento più incisivo è stato chiesto da India e Sudafrica, assieme a molti altri paesi, associazioni e attivisti, ma vede l'opposizione dell'Occidente, perché chiaramente i vaccini più interessanti attualmente sono prodotti nel mondo occidentale, nel mondo industrializzato, in realtà occidentale forse non è più la parola corretta, perché insomma anche il vaccino Sputnik è un vaccino valido e su cui ci sono i brevetti, su cui ci sono le stesse problematiche, però diciamo i tre vaccini di cui noi discutiamo, che sono Pfizer, Moderna e AstraZeneca, ricadono assolutamente nella tipica normativa nordatlantica sulla proprietà intellettuale. Mentre l'intervento più blando è stato chiesto a gran voce da molti anche in Italalia. E mi ricordo che tu nell'intervista avevi detto, insomma, l'Italia dovrebbe darsi una svegliata, no? Alla fine, quando purtroppo ti hanno tagliato, stavi dicendo questa cosa. Poi, quindi riusciremo a dirla adesso, però ecco, era una delle soluzioni. Giusto, poi conclude Roberto Caso dicendo il solo intervento sulla proprietà intellettuale non è la soluzione, cioè non è la panacea di tutti i problemi che frenano il decollo della campagna vaccinale, perché ovviamente siamo sempre lì, cioè possiamo forzare a rilasciare licenze, ma se poi non abbiamo le fiale, non abbiamo le siringhe, non abbiamo i medici sufficienti per poterli somministrare, i tempi non riescono ad essere rispettati, per cui a un certo punto, che è il rischio più grosso secondo me che stiamo vivendo adesso, è che quando arriveremo al punto di finire il giro di tutti i vaccinati, bisognerà fare già il secondo giro e quindi non ci sarà un loop da cui non riusciremo mai a uscire perché i tempi non sono poi così stretti. Allora, giusto per capirci, attualmente con il ritmo che stiamo mantenendo ora, la campagna vaccinale, il primo giro finirebbe nel 2026. L'ho visto ieri sulla dashboard del Sole 24 Ore e su anche quella di Repubblica uguale, c'è una proiezione matematica per cui con il ritmo che abbiamo oggi più o meno finiremo il primo giro nel 2026, calcolando che l'immunità probabilmente non dura così tanto tempo, quindi è veramente un circolo vizioso da cui sarà difficile uscire, a meno che riusciamo davvero ad aumentare la capacità di produzione e di distribuzione dei vaccini agendo anche sull'aspetto della proprietà intellettuale. Chiudo con un ultimo spunto, che invece viene da un'autrice che non è una giurista, però si occupa di scienza aperta, di open access, che è Maria Chiara Pievatolo, che scrive sul sito di AISA, associazione proprio che si dedica alla promozione e alla divulgazione in materia di open access, di informazione sul tema della libera conoscenza in ambito scientifico. Allora, scrive il titolo del suo post è Morire per un brevetto, punto di domanda, licenze obbligatorie e trasparenza contrattuale in materia di salute pubblica. Quindi licenze obbligatorie è il tema che abbiamo già toccato, che ha già toccato Caso e su cui tu ci illuminerai, ma poi c'è anche il problema della trasparenza contrattuale, cioè il fatto che, l'abbiamo visto, non si sa, scusami, i contratti che le istituzioni, l'Unione Europea nel nostro caso, hanno sottoscritto con le case farmaceutiche, vengono tenuti sotto segreto, quindi oltre al problema del brevetto abbiamo anche il problema del cosiddetto segreto, i cosiddetti non disclosure agreement, accordi di non divulgazione, che sostanzialmente tengono sotto segreto
un'informazione che però ha un impatto sulla salute pubblica mostruoso. Quindi forse anche in quel caso il meccanismo della proprietà industriale, della segretezza, non è così congeniale. Niente, cioè la Pievato propone due interventi che lei considera i più urgenti, cioè il primo a livello italiano sarebbe l'inserimento nel decreto legislativo 30 del 2005, cosiddetto codice della proprietà industriale, una disposizione normativa sulle licenze obbligatorie nella materia che tutela la salute pubblica, e è il tema che probabilmente appunto avevi già citato, e il secondo intervento a livello europeo, una normativa che imponga la pubblicità e la trasparenza dei contratti stipulati dall'Unione Europea e dagli Stati membri per la fornitura di vaccini, soprattutto in questa situazione particolarmente delicata. Fatto tutto questo bel cappello introduttivo, poi vi metto i link dei vari articoli che ho citato, tu cosa ne pensi? Ecco, sui vari fronti, sulle varie provocazioni che ti ho lanciato. Intanto grazie per avermi invitato e mi fa molto piacere rivederti dopo un po' di tempo, anche se, come dire, il periodo non è dei migliori per tutti noi, perché tutti noi abbiamo dovuto cambiare un po' le nostre abitudini. Anch'io da diversi mesi mi trovo a lavorare in un posto diverso da quello per cui in teoria lavoro. Quindi da qualche mese che sono qui in Italia, questo mi ha permesso anche di essere più immerso nella dimensione dell'informazione pubblica italiana. Da lì poi sono nate delle iniziative anche di carattere informativo, di partecipazione un minimo al dibattito. E poi come te nasco come un esperto, come esperto di diritto d'autore, però poi nel corso degli anni, soprattutto da quando mi sono trasferito a Dublino con l'insegnamento, il diritto farmaceutico, il diritto sui brevetti in ambito sanitario è diventato un ambito molto importante, anche perché, come ti dicevo, nella nostra chiacchierata prima di questa registrazione, l'Irlanda è un posto importante per la produzione di farmaci ed è un posto molto attraente per le grandi aziende farmaceutiche nordamericane, anche per ragioni fiscali, però, diciamo, a differenza delle compagnie tech, lì le aziende farmaceutiche hanno proprio portato le fabbriche, un po' come in Belgio, un po' come in altri paesi che sentiamo nominare in questo periodo. Quindi grazie per l'invito e mi fa piacere salutare anche gli Follower. affezionati follower, Follower. i tuoi affezionati follower. Allora, mi hai dato una quantità di spunti enorme. Allora, lasciami dire che hai ragione nel dire che in quell'occasione, la trasmissione di Rai News, non ci fu l'occasione di approfondire alcuni temi. Fui interrotto, ma il giornalista in qualche modo cercava, a modo suo, e lo rispetto, di rendere fruibile quei contenuti. Mi ha introdotto dicendomi, un aggettivo che non avevo mai sentito in vita mia: dobbiamo anche occuparci di una questione pelosa. Ora, se una questione di diritti fondamentali, qual è il diritto alla salute, e io direi anche il diritto a una corretta informazione, è una questione pelosa, allora io comincio a preoccuparmi. Perché, per carità, il diritto, e lo sai meglio di me, e lo sanno le persone che ti seguono, è una materia molto complessa e diventa sempre più complessa. Ogni giorno diventa più complessa del giorno precedente, perché il mondo si globalizza, perché le persone si mischiano, si fanno le guerre commerciali, va bene. Però dobbiamo avere la possibilità, e questo lo dicevo anche al giornalista, anche in separata sede, di avviare un dibattito serio, non solo dal punto di vista sanitario, invitando virologi, epidemiologi, persone straordinarie, ma anche invitando persone che ci spieghino, non necessariamente me o te, ma ci sono fior di giuristi, ne hai menzionato qualcuno, che potrebbero, come dire, contribuire alla comprensione degli interessi in gioco e di quello che è possibile e quello che non è possibile fare nello stato delle cose in cui ci Guarda, troviamo. uno dei miei lavori, come sai, è proprio rendere meno pelose Ma tu lo le fai meritoriamente da questioni tanti di diritto anni e d'autore. questo Quindi. ed è una cosa fondamentale. E persone come te, e anche persone come Caso, come altri che si occupano della proprietà intellettuale
dal punto di vista dell'interesse pubblico, cioè senza un interesse privato da avvocati, da consulenti e da senza conflitti di interesse, persone come voi, io mi piacerebbe, come dire, unirmi alla schiera, dovrebbero essere più presenti. Prevale in questo momento storico la componente sanitaria ed è quasi completamente assente la componente di natura amministrativo, organizzativa, governo in senso alto, e la componente giuridica che io ho trovato qualche volta nel dibattito pubblico quando hanno scritto sul Corriere, per esempio, professori del calibro di Cassese, che ha giustamente bacchettato il precedente governo sul modo di operare con i DPCM, queste cose che fino a un anno fa i DPCM li conoscevamo noi laureati in giurisprudenza, DPCM però... è un atto di esecuzione. Li conoscevamo noi perché sono atti, fonti legislative sottordinate alle leggi ordinarie. Quindi invece sul tema strettamente proprietà intellettuale tu dici non c'è molta... È vero. Allora io devo dire, in questi giorni, cioè in questi mesi, forse contro la mia salute mentale, mi sto informando tantissimo, cioè ho sempre... pagine di siti di informazione aperte di vario tipo, la TV, sui canali di informazione, anche i canali internazionali. È vero, il tema della proprietà industriale, proprietà intellettuale sui vaccini, ma anche sui farmaci, perché lo stesso problema che noi stiamo parlando, di cui stiamo parlando ora, legato ai vaccini, vale anche per i farmaci, quelli di, diciamo, terapeutici, è trattato poco. Però ecco, cogliamo l'occasione, andiamo a sviscerare le varie questioni. Cioè, tu come la vedi cioè, quelle due soluzioni proposte, ad esempio, dalla Pievatolo, sono secondo te le due strade? Andare, ad esempio, a inserire, modificare... Allora, sì, lei ha detto bene, ha scritto bene. Cioè, il primo punto è un'integrazione del nostro codice della proprietà industriale del 2005, che non prevede al momento come ipotesi di licenza obbligatoria, cioè di sospensione del diritto di proprietà intellettuale esclusivo e di trasformazione di quel diritto a fini di interesse pubblico in un diritto semplicemente a compenso, quindi con libertà di utilizzazione del principio attivo del vaccino, della formula, non c'è. Quindi andrebbe inserita. Noi abbiamo un codice da questo punto di vista molto lacunoso, perché prevediamo semplicemente delle licenze obbligatorie, quindi licenze senza il consenso del titolare del brevetto farmaceutiche, soltanto in caso di non uso, quando per 3 anni non si usa un brevetto importante. Ovviamente non possiamo aspettare 3 anni. Cioè, quando il titolare non lo sfrutta, cioè giusto per essere chiari. Esatto. Allora, il secondo caso è il caso delle cosiddette invenzioni dipendenti. Se io ho bisogno di utilizzare una certa tecnologia, un certo trovato farmaceutico, tra virgolette, per produrne un altro che dipende da un punto di vista tecnico dal precedente, io posso, come dire, avere accesso a una licenza obbligatoria pagando semplicemente, ma non dovendo chiedere il permesso. Questo c'è anche nell'ambito tecnologico. Sì. In aggiunta a quello, io ne ho parlato brevemente, anche perché sei in televisione, questa è una cosa che ci tengo a dire con te, in televisione tu riesci ad avere un minimo di attenzione se un po' la spari grossa. È l'unico modo. Io infatti a un certo punto, un po' avendo dimestichezza, avendo lavorato in radio tanti anni fa, Radio Rai peraltro, in altro settore, ho parlato di esproprio, che suona forte. In realtà, se tu vai a vedere, se anche la Pievatolo lo avesse considerato l'avesse considerata come ipotesi, c'è nel codice della proprietà industriale una vecchissima norma che era prima nella legge brevetti del 1929, che è rimasta lì perché, come sai, ogni tanto nelle codificazioni si prende l'articolo 141, no? È una, ovviamente, un'estrema ratio, un'ipotesi estrema che esiste, però esiste, ed è praticamente una prerogativa del governo, un po' come la requisizione in caso di guerra. Sono quelle cose, no, di requisizione di beni che si facevano durante le guerre. Ora, io in trasmissione ho detto, non stiamo parlando in questa sede, anche perché abbiamo obblighi europei e di concertazione a livello di Europa, anche per come abbiamo gestito i contratti con le case farmaceutiche. Non ti dico di arrivare all'esproprio, anche se c'è il principio che tu hai detto. Il principio che c'è un'emergenza nazionale che blocca
da quasi un anno un intero paese a livello economico e che trova nell'esistenza di brevetti di altre esclusive sanitarie un ostacolo, può essere superato. Basta volerlo politicamente, oppure basta spiegare se non si vuole utilizzare quella clava, come dire, che non è particolarmente edificante a livello giuridico perché dimostra che sei alla frutta, come in alternativa vuoi arrivare alla soluzione, perché come hai detto tu, adesso ci sarà un'accelerazione, certamente, non possiamo aspettare il 2026 per vaccinare tutti, anche perché nel frattempo succederanno altre cose, e perché anche oggi ieri Biden ha dichiarato che negli Stati Uniti, che sono la sede dove i vaccini più importanti sono stati sviluppati, prima di Natale 2021 non si potrà mai pensare a un ritorno alla normalità negli Stati Uniti. La cosa che mi disturba, adesso andiamo a parlare di proprietà intellettuale, ma lasciami dire un'altra cosa, è che in Italia, un po' per cultura nostra, non sappiamo pianificare, non sappiamo dire cosa accadrà quando un lavoro anche pubblico finisce, tutto in ritardo, forse perché se sono a Roma vengo e sono sicuro che in Lombardia sarà leggermente meglio, ma non sappiamo dire alla popolazione se c'è o no un piano vaccinale, quando un settantenne, mio padre in Calabria, potrà essere vaccinato, se la Calabria i vaccini li ha ricevuti o no, non lo sappiamo. Quindi io trovo scandaloso in questo paese che a livello di informazione si lasci la popolazione nella più totale disinformazione. Poi ci si lamenta però delle fake news, come dire, dei negazionisti. Quelli, ovviamente io non li comprenderò mai, però devi essere molto più autorevole anche nello spiegare alla gente come fai ad evitare lo scenario da incubo che tu hai disegnato, che tu hai riportato. Io Come lo sono, evitiamo quello scenario? okay, sì. Io sono molto, Allora. sono abbastanza pessimista ultimamente, cioè tolto il periodo prenatalizio in cui ci hanno un po' buttato questo fumo negli occhi del arrivano i vaccini, arrivano i vaccini, quando ho visto il ritmo con cui venivano somministrati, che era, poi in realtà era prevedibile, e quando ho visto tutti i vari problemi, a parte anche il discorso delle varianti, per cui a un certo punto arriveremo a fare dei vaccini che rincorrono le nuove varianti, che rincorrono le nuove ondate, e poi scusami. Poi torniamo davvero a parlare di proprietà intellettuale. Noi stiamo facendo dei ragionamenti su base nazionale, perché adesso i confini sono più o meno controllati, ma non è che potremo impedire alla gente di viaggiare fino al 2026, perché così si devono vaccinare tutti. Quindi a un certo punto si rimescoleranno le carte, la gente andrà in un paese a fare le vacanze, ma anche per lavoro, anche per convegni, E per ricontagia. operarsi, per fare trattamenti sanitari. E giustamente continuerà a girare questo virus, quindi temo che mettere questa enfasi sul raggiungimento dell'immunità di gregge sia un po' oppio per i popoli, in modo tale che la gente non viene tenuta un po' tranquilla e non si diffonde il panico, perché se iniziassero a dire, signori, i vaccini vanno fatti, ma tanto non saranno la soluzione perché questa pandemia ce la tireremo dietro per altri 4-5 anni, la gente inizierebbe ad andare o nel panico, oppure i Novax inizierebbero a dire, ah, ecco, allora vedi che i vaccini non servono a nulla, allora buttiamo tutto a carte 48. Ecco, adesso non era l'obiettivo della discussione della nostra dibattito di oggi, però ecco, quindi tornando invece sul tema proprietà intellettuale, secondo te, quindi come la vedi adesso, togliendo l'ipotesi della clava dell'espropriazione di proprietà industriale, dopo me lo vado a vedere, mi sembra che fosse articolo 141 o 139, È un adesso, vecchio retaggio di una legge di epoca dopo fascista comunque anche che lì poi è confluita. No, lo metto nei no, link. esiste come ipotesi astratta, per carità, però per far capire che la questione di fondo che tu hai posto dall'inizio di questa chiacchierata esiste ed è sempre esistita. Non dimentichiamoci che questa legge brevettuale era del 29, 7 anni prima erano usciti dalla spagnola. Per carità, poi all'epoca non c'erano brevetti di questo livello. Allora, in Parliamo di un'industria farmaceutica agli albori per certe cose. ottica di pura filosofia del diritto, però, cioè, il Esatto, però brevetto, cioè, esiste. il E brevetto giustamente allora, nasce no, con l'obiettivo di far crescere la scienza, cioè io, ordinamento giuridico, ti garantisco un'esclusiva, per 20 anni a te che sei bravo e hai inventato una cosa che altri prima non avevano inventato. Allora, con questo meccanismo c'è l'incentivo a inventare sempre di più. Quindi l'obiettivo è quello di creare un beneficio per la comunità. Se
Se però il brevetto, e l'abbiamo visto nell'ambito tecnologico, diventa invece uno strumento per garantire solamente una posizione di vantaggio ad un soggetto privato e ai suoi azionisti, e non innesca un meccanismo positivo e costruttivo di crescita del benessere generale, allora forse va davvero rivisto il concetto in generale di brevetto di proprietà industriale. Però ecco, adesso stiamo davvero andando un po' sulla filosofia del diritto, No, però per sull'approccio spiegare cognoro condendo e a chi ci basta. segue, a chi ci ascolta, come funziona. Quando tu parli di progresso della scienza, ed è giustissimo, quando io cerco di far capire agli studenti che cos'è, qual è il nocciolo dei brevetti e perché il brevetto è l'opposto ed è il contrario del segreto. Esatto. Perché il brevetto viene concesso quando tu dimostri a un'autorità, che è di solito un ufficio brevetti che noi abbiamo a Monaco, un ufficio centralizzato europeo. Tu devi dimostrare a quell'ufficio che hai trovato qualcosa di nuovo e di utilizzabile per risolvere un problema tecnico che in ambito farmaceutico è una patologia. Quindi tu devi descrivere nella tua domanda il prodotto o il principio attivo, nel caso del brevetto farmaceutico, che raggiunge un certo risultato, tant'è che adesso sentiamo parlare E di quindi successo, di percentuale di successo. Qual è la peculiarità di questi brevetti affinché i tuoi follower e chi ci ascolta capisca bene? È che nel caso dei farmaci, noi non abbiamo solo il controllo dell'ufficio brevetti di Monaco, nel caso dell'Europa, abbiamo anche l'EMA. European Medicines Agency, l'Agenzia Europea delle Medicine, che fortunatamente adesso è accentrata fino al 2001, se non ricordo male, le agenzie erano nazionali, quindi sì. immagina che disastro sarebbe Sono, le stato agenzie nazionali ci adesso. sono ancora, però adesso Non fanno fanno più, non fanno un'attività di quel tipo. ratifica di Esatto. quello che viene fatto a livello Allora, europeo. il problema è questo, che quando un vaccino viene elaborato, ci sono due strade che ogni casa farmaceutica percorre, quella brevettuale perché si deve tutelare dal punto di vista dell'investimento della proprietà intellettuale, e quella sanitaria perché non può mettere in commercio un preparato, un vaccino, un prodotto farmaceutico senza l'autorizzazione di un'agenzia come è l'EMA in Ok. Europa. Nel far questo acquisisce dei diritti sia di proprietà intellettuale sia di esclusiva o in qualche modo di controllo di tutte le prove di laboratorio, di tutti i documenti che vengono trasmessi all'EMA. Quindi, in un certo qual modo, noi ci troviamo in una fase in cui Pfizer o BioNTech, sarebbe perché i brevetti sono Sì, di certo. BioNTech, sono commercializzati da Pfizer, ma è di BioNTech, o AstraZeneca, ma anche in quel caso c'è Oxford, con un'azienda peraltro di qui vicino, di Pomezia, che ha fatto la procedura di trasmissione, di riversamento in fiale, una cosa molto complicata. Noi ci troviamo in una fase in cui di conoscenza pubblica che il brevetto, ma anche la procedura sanitaria dovrebbe favorire, non c'è. Se tu vai a vedere la banca dati dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, tu vedi che ci sono state, con riferimento ai vaccini per il Covid, un numero rilevante di domande che contengono queste, come dire, spiegazioni che poi contengono in qualche modo la sostanza dei vaccini, ma non sono accessibili. Perché? Perché di solito una domanda di brevetto viene pubblicata dopo, c'è un termine massimo di 18 mesi. Quindi ancora noi ci dobbiamo fidare delle aziende farmaceutiche, ma noi non abbiamo una conoscenza pubblica e certificata di questi vaccini, perché ancora le autorità brevettuali li stanno ancora esaminando. Ci sono delle domande Caspita. Dal pendenti e il diritto brevettuale decorre deposito. a ritroso dal Certo. momento della domanda. Sì. Quindi ci troviamo in una fase in cui la Pievato, secondo me, ha ragione nel dire che in fase di questa gravità le norme che abbiamo, come dire, Non bastano. non bastano. Non bastano perché c'è una questione di tempi che non può Poi scusami, ha essere. senso parlare delle norme italiane? Questo era un po' il mio dubbio. Allora, Cioè, citare il codice della proprietà purtroppo industriale. sì, per il semplice motivo, questo è come dire, è come quando tu ti trovi a fare una cosa
Scusa, spieghiamola bene questa cosa, perché abbiamo detto i brevetti sono di biotech ingegnerizzati da un'azienda americana e noi stiamo parlando quindi invece di una norma italiana. Giustamente uno che non è del settore potrebbe chiedersi, ma si applica sta norma oppure stiamo parlando del nulla perché tanto i brevetti in Italia non ce n'è neanche, per adesso non ce n'è ancora uno di brevetto su un vaccino. No, allora la proprietà intellettuale funziona ed è per questo che gli accordi TRIPS di cui hai parlato sono così importanti su base territoriale. Quindi lo stesso prodotto, questo vale anche per la musica, anche per i diritti d'autore, lo stesso prodotto è regolato diversamente a seconda della legge che si applica e normalmente si applica sulla base del collegamento tra, che ne so, la presenza di un prodotto, di uno stock di prodotti in Italia. E allora lì c'è una giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. Quello che ha fatto l'accordo TRIPS, di cui parlava anche Caso, è creare una sorta di costituzione mondiale della proprietà intellettuale in cui i paesi si sono più o meno messi d'accordo su come regolare questi diritti nei loro diritti interni, nelle loro giurisdizioni interne. Quindi tutto sommato. In ambito brevettuale, anche se la legge americana è diversa da quella italiana o da quella tedesca, abbiamo regole simili. In Europa noi abbiamo, come dire, una sorta di squilibrio, perché è vero che abbiamo un ufficio unico a Monaco di Baviera, e gli stati gli conferiscono il potere di fare tutto il lavoro per conto di tutti gli stati. Però una volta che quel brevetto viene rilasciato dall'ufficio di Monaco, poi il titolare, nel caso nostro, può essere Pfizer, BioNTech, può essere AstraZeneca, Oxford, è libero di registrarlo in paesi diversi in cui la legge è sì armonizzata, quindi tutto sommato simile, ma diversa in alcuni dettagli. Ok, questo è Allora, io posso interessante. dire che ci sono dei paesi europei, la Germania, la Francia, l'Olanda, che sono, in termini di diritto applicabile, meglio preparati a un'evenienza come quella di una pandemia. Il diritto italiano non è preparato, ha o la clava di cui parlavamo all'inizio, o di fatto delle disposizioni troppo strette, con le maglie troppo strette o inapplicabili al caso di specie, da qui la proposta di Pievato, che mi sembra una proposta molto ragionevole. Il problema è che non sappiamo neanche da un governo che si spera più autorevole del precedente, come quello di Draghi. Draghi ha parlato stamattina, non sappiamo ancora, ha detto, giustamente ha messo l'accento sull'urgenza di un piano vaccinale serio. Sarà interessante vedere come si comporta il governo. A me non è piaciuta, per esempio, la notizia della conferma del commissario Arcuri, che peraltro è un mio corregionale calabrese di origine, che secondo me è stato uno dei disastri. È un'opinione, Sì, no, perché esatto, infatti, nel vabbè. senso che aver dato così tanto potere a una persona sola, fosse stato anche un genio, è la tipica tendenza italiana a cercare una specie di salvatore per qualsiasi tipo di problema, quando invece abbiamo fior di tecnici o comunque di persone che potevano fare di meglio. Ma comunque è un'opinione Allora, personale. ti lancio un'altra provocazione, sempre per riportarla sulla proprietà intellettuale, citando quello che io chiamo l'Ali Prandi del mondo medico, cioè Burioni, battuta, scusa, autoironia, però Burioni che fa un po' adesso ha smesso di fare davvero il medico, fa più il divulgatore, e ben venga perché c'è sempre Ma bisogno lui di ha medical divulgazione. facts, no? Sì, Lui ha questa no, a me realtà che credo piace, sia. come divulgatore mi piace, come medico non so valutarlo. Allora, ha preso però un granchio e questo l'ha segnalato Roberto Caso in un suo post su Facebook. Allora, il tweet di Burioni che risale a 16 febbraio ore 11:15, quindi lo potete trovare sul suo profilo Twitter, scrive: la storia di oggi è, virgolette, liberalizziamo i brevetti. La discussione è surreale, visto che Moderna ha già concesso liberamente l'utilizzo del suo brevetto l'8 di ottobre 2020. Mi stupisco di quanta gente parli di argomenti delicati, oppure potremmo dire pelosi, senza averne minimamente approfondito la questione. E Roberto Caso l'ha commentato dicendo: attenzione, mi sa che qua abbiamo preso un granchio. È falso che Moderna abbia concesso liberamente i suoi brevetti. Ha semplicemente dichiarato unilateralmente che non avrebbe difeso in giudizio i propri brevetti. Spieghiamo bene cosa vuol dire. Cioè, un conto è
rinunciare al brevetto, un conto è essere sottoposto alle cosiddette licenze obbligatorie, altro conto è una promessa unilaterale, cioè io ti prometto che non ti faccio causa se tu violi un mio brevetto, che è cosa appunto ben diversa perché è tutto condizionato alla fiducia che hai in questa promessa. Quindi, scusami, Roberto Caso dice, lo si evince dalla dichiarazione riportata in allegato ad un tweet che mostra di non aver capito il diritto. Quando si vuole concedere il libero uso della propria tecnologia, la si conferisce in pubblico dominio. Quindi, dice Roberto Caso, non sono stati davvero liberalizzati questi brevetti, perché sennò avrebbero scelto una delle strade che abbiamo detto prima. Cosa ne pensi? Cioè, tu la sapevi questa notizia di Sì, Moderna? tra l'altro sto seguendo anch'io sia Burioni sia Caso, perché vabbè, siamo colleghi. Ha ragione Roberto Caso, ovviamente. E Burioni, come al solito, nella sua foga. Comunicativa. No, nel senso che lui vuole giustamente fare un lavoro di chiarimento anche comprensibile dalla zia Pina, no? E lo fa bene, però su queste cose prende un granchio non nel riportare una notizia vera, che è la dichiarazione di Moderna di ottobre, ma nel elaborare le conseguenze. Ma scusami, Roberto Casa ha ragione quindi nel dire che quella è semplicemente, come dire, uno statement of principle, come dire, buon proposito. Un buon proposito che viene da un'azienda molto particolare. Non ci dobbiamo dimenticare che Moderna non è un'azienda farmaceutica come le altre, è una startup come BioNTech, e questi vaccini ci stanno dimostrando che le startup sono cruciali per l'elaborazione di vaccini innovativi, ma hanno sempre bisogno poi di un braccio forte, meccanico, tra virgolette. Moderna, questo braccio che per BioNTech e Pfizer non ce l'ha. Quindi BioNTech non ha fabbriche, lavora Sì. Sulla soltanto ricerca e da sulla. ricerca e quindi fa produrre ad altri per proprio conto. Certo. Potrei fare la prima obiezione che io farei a Burioni per questa sua interpretazione sbagliata della dichiarazione di Moderna è: benissimo, Moderna ha dichiarato, siccome è un'azienda buona, dall'animo buono, che laddove non può produrre nei paesi in cui non ha interesse commerciale a produrre, permette ad altri in India, in Brasile, di produrre il proprio vaccino perché riproducibile, perché hanno capacità infrastrutturale e di conoscenza in quei paesi, senza far loro causa. Ma io mi domando, Moderna, che dà delle licenze invece commerciali per produrre per conto proprio ad altri produttori in Spagna, per esempio, si rende conto che potrebbero far causa quelle aziende alle aziende Certo. indiane o brasiliane? Perché tutto dipende dalla licenza che Moderna conclude con quelli che poi i vaccini li fanno fisicamente. Cioè, Cioè, quindi. in altre parole, cioè, abbiamo la promessa di Moderna che non farà causa all'azienda indiana, ma potrebbe Moderna aver dato una licenza ad un'azienda spagnola la quale a lei l'interesse a fare causa perché lei invece non ha fatto questa promessa. Ecco perché questa Esatto, promessa e noi lascia non un tempo che sappiamo se la trova. licenza che. Perché Moderna è, Certo. a differenza di BioNTech, Pfizer, su questo posso riflettere anche le persone che ci seguono, ha scelto una strada diversa, non ha scelto l'alleanza, la joint venture, diremmo, con un colosso, ha scelto di mantenere la regia, il controllo sulla propria tecnologia, scegliendo, a seconda delle parti del mondo in cui distribuisce, dei partner che hanno l'infrastruttura, la fabbrica, diremmo, no? E quindi è più facile per Moderna fare una dichiarazione come quella di ottobre, perché è una conseguenza di una strategia. Perché BioNTech non l'ha fatta quella dichiarazione? Un po' perché BioNTech, se tu vai sul sito di BioNTech, trovi che loro credono in maniera smisurata nella proprietà intellettuale, perché dicono: noi abbiamo preso dei rischi enormi, noi abbiamo investito un sacco di energie, questi due fondatori di origine turca sono obiettivamente geniali per tante cose. BioNTech però, associandosi a Pfizer per la commercializzazione, ha avuto le mani legate. Non è che poteva fare le dichiarazioni di Moderna. Moderna è una sorta di Robin Hood per certe cose, perché libero, ha le mani libere, anche perché Moderna non ha mai Bene. prodotto utili. Moderna, fino a pochi mesi fa, era un'azienda. Beato chi ha investito un po' di Qualche risparmi in mese fa, Moderna, sì. perché Certo.
è una delle aziende che si è più Bene. capitalizzata in questi ultimi mesi. Però per far capire alla gente che non è, nulla è dovuto al caso. In questo caso è anche il Non professore che ha un inteso po' come Roberto, ma mascherato inteso Burioni, come però. caso, sì. No, No, allora, guarda, interessantissimo. Io sono, adesso ormai stiamo parlando da più di mezz'ora, quindi direi che il tempo è giunto, perché sennò dopo diventiamo logorroici, e già ce lo dicono di noi giuristi. Ecco, sono sicuro che abbiamo toccato dei temi interessantissimi, però sono anche sicuro che abbiamo dato meno risposte, abbiamo fatto crescere maggiori dubbi. Però è quello il lavoro, no, di noi, come dire, teorici e divulgatori, cioè mettere dei semi e iniziare a smuovere le acque per far capire che la questione è uno più complessa di quello che normalmente sembra, no? Da quel tweet di Burioni sembrava molto semplice, e invece non è così. E se ci è caduto uno come lui, che è uno scienziato di un certo livello, vuol dire che la questione è davvero, davvero pelosa, come diceva qualcuno. Però sono anche convinto che a volte il problema, anche se non lo si risolve, ma lo si scompone, lo si chiarisce, abbiamo già fatto un gran passo avanti, perché abbiamo fornito maggiori elementi a coloro che magari possono dare le risposte, e queste Esatto. persone sono nelle università, ma anche nelle istituzioni. Quindi le scelte su qual è la strategia migliore, modificare il codice della proprietà industriale, fare una diversa politica, mi auguro che, come dire, prenderanno spunto anche dalle riflessioni che abbiamo lanciato. Allora, niente, come dicevo, lasciamo nei link tutti gli approfondimenti. Poi, se tu mi vuoi mandare qualcosa, giusto, diciamolo anche come dire, per trasparenza, noi abbiamo registrato non siamo in diretta, abbiamo registrato diciamo, più o meno all'ora di pranzo del 17 febbraio 2021. Confido adesso di riuscire a metterla online già questa sera, quindi non perderemo tempo, al massimo sarà domani. Però ecco, può essere che nel giro di poche ore vengano fuori dei link, delle cose nuove. Tu, se vuoi mandarmi degli spunti, delle cose anche scritte da te, non so, se hai delle pubblicazioni da segnalare, io le aggiungo. Io mi permetto solo di segnalare, io, come dicevo, non ho trattato il tema dei vaccini specificamente, però segnalo il libro, si legge al contrario perché c'è l'effetto specchio, però Fare Open Access, la libera diffusione del sapere scientifico nell'era digitale, è un libro che io ho curato con Nicola Cavalli, Elena Gigli, Valeria Scotti, Ivana Truccolo, che si occupa del tema dell'open access, del libero accesso appunto alla letteratura scientifica. È diverso dall'ambito dei vaccini, però, dei brevetti, però come dire, cammina su un binario parallelo, perché la libera diffusione della conoscenza sotto forma di letteratura e dati, che è il tema del mio libro, del nostro libro, va poi di pari passo anche con la condivisione del ritrovato scientifico che sta nel brevetto. Scusa, chiudo. Di brevetti invece più nell'ambito scusate, non farmaceutico, ma tecnologico, invece mi sono occupato nell'altro libro, che invece è quello più recente, Software Licensing e Data Governance, parlando di software, di brevetti software. Ripeto, non c'entra con quello che abbiamo detto oggi, però in questi capitoli trovate magari qualche spiegazione nel mio stile divulgativo su cosa sono i brevetti e come funzionano. Poi sicuramente i link che tu ci manderai saranno sicuramente più on topic. Volevi, scusa, aggiungere qualcosa prima di No, volevo solo salutare? aggiungere Sì. questo, che intanto trovo che chiacchierate di questo genere e anche con l'emersione di ulteriori domande siano essenziali e dovrebbero venire su pagine come la tua, ma anche sui media che definiremmo mainstream, dove più gente possibile può ascoltare queste domande. Ti confesso che, avendo passato gli ultimi mesi in Italia, sono particolarmente depresso dal vedere il livello della comunicazione e dell'informazione pubblica su questi temi, sapendo quanta intelligenza e quanta bravura c'è in Italia, sia a livello economico, giuridico, istituzionale, anche di conoscenza dei meccanismi di lobbying. Io ho Ti detto, va per sprecata, esempio, secondo te? noi non possiamo continuare nell'informazione pubblica a invitare, quando si parla di produzione di vaccini, soltanto Federpharma, che è un'eccellente organizzazione di case farmaceutiche, che però fa lobbying tecnicamente. Chiaro. Ti dice sempre ciò che è conveniente per le case farmaceutiche, perché è il loro lavoro. In un sistema normale di tipo anglosassone, perché anche loro hanno alcuni problemi, quando tu fai un dibattito pubblico, inviti sempre una controparte.
quali sono le controparti qui, a parte gli esperti indipendenti che possono essere, può essere te, come può essere noi, caso, diciamo, può essere, sì, ma anche Medici Senza Frontiere, per esempio, che ti spiega, sì, perché l'India e il Sudafrica hanno le loro ragioni, oppure, e qui spero di iniziare qualcosa con loro perché li conosco personalmente, l'associazione Luca Coscioni sulla libertà di ricerca, sì, scientifica, sì, Marco Cappato, tu ce l'hai anche vicino che sta lì in Lombardia, lui è una figura straordinaria, io non l'ho ancora mai visto sulla televisione, sì, perché è un personaggio scomodo, ma è uno che di libertà, di medicina e anche di battaglie costituzionalmente straordinarie ne sa qualcosa. Io non ho ancora, allora, questa cosa della comunicazione, quindi un po' più sì, pluralista, io l'ho vista, allora, quando si parla dei miei temi, no? Cioè, c'è stato un periodo in cui mi invitavano a parlare di SIAE, no? Perché era il periodo delicato della nuova gestione SIAE, della nuove sfide che doveva raccogliere la SIAE. Io facevo spesso da contraltare alla voce ufficiale di qualche dirigente SIAE, quindi lo capisco. Allora, vediamo se questo nostro video magari, allora, poi il fatto è che partiamo dal presupposto che lo vedranno solo i miei follower, ma io non sono convinto, perché di video che parlano di questi temi non ce ne sono tanti, quindi io confido davvero che vada virale. Tra l'altro, i miei video, questo video compreso, tutti quelli del mio canale YouTube sono sotto licenza Creative Commons, quindi chiedo anche a te, già fino adesso, licenza a me, molto volentieri, non ci ho sempre creduto in queste licenze. CC BY, una CC BY 4.0, quindi lo diciamo fin da subito. Questo cosa significa? Significa che qualsiasi giornale, redazione, media, mainstream che volesse prendere questo nostro video anche in formato di estratto, perché in effetti abbiamo parlato molto, e riprodurlo, non mi deve contattare per chiedere licenza, quindi l'abbiamo già data, la famosa licenza open di cui parlavamo prima. Ti ringrazio, allora, dopo mi mandi magari dei link, se hai scritto qualcosa di tuo su questi argomenti sarebbe molto utile, in italiano possibilmente, perché è chiaro, il nostro pubblico è italiano, ma anche in inglese va bene. E grazie mille davvero, grazie a chi ha ascoltato, e confidiamo anche in commenti, anche commenti critici e provocatori sotto questo video, perché probabilmente andremo a toccare delle corde delicate, nasceranno delle discussioni pelose, come ha detto qualcuno. Grazie Simone, grazie a te, grazie, ciao a tutti, arrivederci. Ciao.